Bamboline e bambolotti, buongiorno. Allora, questo è il primo video del 2015, quindi dell'anno nuovo. Io vi mando un grosso bacione. Spero che quest'anno sia un anno per voi veramente sereno, felice, che vi porti soprattutto serenità, che è la cosa secondo me più importante, la salute soprattutto, quindi mi auguro davvero tanto che voi veramente abbiate iniziato bene questo 2015. Mi vedete in tenuta tuta, mi sono truccata giusto un po', non scenderò oggi, quindi starò in casa a lavare i miei pennelli, perché poi da domani iniziano tutte le attività. Oggi è 7 gennaio, io questo video di caro diario di dicembre ovviamente sta in ritardissimo, ma potrete capire dal momento in cui sono stata a Firenze. Appunto, se mi seguite sui miei social avete visto, insomma, che sono stata via e sono stata lì a Firenze, quindi insomma le feste, parenti, un po' tutto, stare là a Firenze, insomma, abbiate compassione e cercate di capire che purtroppo non ho potuto assolutamente fare in maniera diversa, quindi scusatemi. Oggi per me non è una giornata. Non so se potete capire, oppure lo nascondo bene, magari lo nascondo molto bene. E non è una giornata per me al top, dato che, come avete potuto sentire da notiziari e via dicendo, ci ha lasciato Pino Daniele. Sapete voi quanto io mamma mia, era il mio cantante preferito, quindi quanto io ci tenga. Una cosa che veramente mi fa rimanere male, a parte per l'avvenimento veramente brutto, è che io ho una paura terribile della folla. È per questo che a 24 anni non sono ancora andata ad un concerto di nessuno, neanche di Pino, che era il mio cantante preferito. Come ieri non sono potuta andare al flash mob che si è organizzato a Piazza del Plebiscito, come oggi non potrò andare ai funerali che ci saranno sempre lì a Piazza del Plebiscito, perché io ho paura della folla, della gente, di tanta gente. Mi avvilisco e vado in panico, e questo mi fa stare ancora più male perché non posso partecipare come vorrei, per le mie paure stupide. Va bene, comunque, chiudendo questa parentesi, perché veramente se no non la finiamo più. Veramente non la finiamo più. Andiamo subito a farvi le domande, spero a farvi ascoltare, insomma, quello che mi è successo durante il mese di dicembre. Spero che Spero che questa premessa non abbia rovinato l'atmosfera, ma era doveroso dirlo perché non sto al massimo proprio, come potete vedere. Quindi, vabbè, magari ne parleremo non approfonditamente, sicuro, questo è sicuro, però magari un accenno a sta vicenda la faremo a gennaio, perché comunque è accaduto a gennaio, quindi non mi pare giusto dirlo prima. E niente, allora, mamma mia, questa è l'altra sfiga di gennaio. Vabbè, comunque, il video caro diario in collaborazione con la mia cara amica Giulietta, la quale mando un bacione, del canale Giulia Jolie. Vi lascio tutti i riferimenti, link al video, al canale giù nell'info box. E passiamo subito con le domande, perché la premessa è stata gigantesca. Allora, la nostra sfiga del mese, per quanto mi riguarda, la mia sfiga del mese è stato veramente il freddo che è stato, cioè ha fatto un freddo esagerato. Anche qui a Napoli, io diciamo che
Fino al 26 sono stata qua, il 27 dicembre sono partita e sono andata a Firenze. Comunque un freddo a Firenze allucinante, dico che ha fatto freddissimo pure qua, io non c'ero, quindi non vi so dire, vi so dire quando sono stata a Firenze veramente ha fatto un freddo glaciale. Un freddo glaciale la sfiga perché magari uno avrebbe fatto più passeggiate, mi ero portata dei vestitini più carini, sapete, quando uno non vede il fidanzato da un po' di tempo, cerca di portarsi delle cose carine per sembrare carina ai suoi occhi. Molte cose non ho potuto metterle perché faceva talmente tanto freddo che veramente ti dovevi imbottire di roba. E anche la sfiga più grande è che appunto, stando in un'area attrezzata, i piatti noi non li andavamo a lavare nel camper, non li lavavamo nel camper, ma fuori dove c'erano appunto i lavandini appositi per poter lavare i piatti. Comunque lì c'è un corridoio proprio aperto da un lato e dall'altro e faceva un freddo, buttava proprio un vento esagerato, sembravano i 7 venti proprio. E praticamente quando dovevi andare a lavare quei piatti era un incubo perché già sapevi a quello che andavi incontro, praticamente quel corridoio d'aria fredda gelata. E qui diciamo che questa è stata la sfiga del mese, è stato il freddo che appunto ci ha ghiacciati proprio. Due. L'accessorio preferito del mese, allora ragazzi, continuo ad essere ripetitiva. L'accessorio preferito del mese per me sono le collane. Questo mese in particolare ho utilizzato varie volte questa qui. Non so se avete visto pure le mie fotografie, spesso e volentieri l'ho indossata. È leggerissima, è di plastica. È di plastica dorato, una collana molto semplice, l'ho pagata 5 euro, niente di che, da Bella Bijou, però è veramente carina e su alcuni outfit può essere resa sia, diciamo, un rock chic, che sapete che è lo stile che amo di più. E l'altro accessorio mio preferito, faccio un anticipo dei regali di Natale. Questo è il regalo, uno dei regali che mi ha fatto il mio fidanzato, me ne ha fatti due, di cui uno è questo, che è questo anellino favoloso, che è praticamente la riproduzione di quello di Dodo, ed è questo qua. In realtà questo è in argento e non ha il rubino, ma è uno zircone. E quindi insomma è costato molto molto meno rispetto a quello di Dodo, ma come potete vedere è similissimo, quasi oserei dire uguale, no, perché quello porta delle scritte, se non erro, magari la maglia è più fina, però è molto molto carino e l'ho indossato volentieri e lo volevo da tanto e c'è stata l'occasione a Natale per cui lui me l'ha voluto regalare e mi è piaciuto tantissimo. Quindi anche questo ho messo spessissimo. Ovviamente non lo tengo fisso come per esempio questi che pure mi ha regalato lui, perché questi sono molto più piccolini, quindi non, seppure ci vado a sbattere, perché sono un'imbranatona, vado a sbattere ovunque con le mani, le spalle, come se non le avessi, vado a sbattere contro le cose. E quindi sinceramente ho paura di mettere quello sempre, lo metto solo quando esco. Perché non lo tengo in casa appunto perché vado a sbattere e quindi avendo la pietra più sollevata ho paura di fare danni e quindi non lo metto in casa rispetto a questi qua, però quando esco lo metto molto volentieri. La cosa più bella successa, ragazzi, sarò ripetitiva, la cosa più bella successa è proprio il fatto che sono andata a Firenze, che ho rivisto Umberto, che ho passato il Capodanno insieme a lui. Non ho potuto vederlo. Non ho potuto vederlo. Non so, io se ho detto bene in italiano stamattina, sono un po' fusa. Non ci siamo visti spesso, ecco qua, perché appunto lui ha lavorato tantissimo durante le feste, quindi però pure i pochi momenti che abbiamo trascorso insieme sono stati preziosissimi e sono stata super super contenta. Poi, la cosa più bella successa durante il mese, il colore di trucco più usato. Allora, il colore di trucco più usato, ragazzi, sono stata molto basic sugli occhi, quindi diciamo trucchi molto neutri, oppure un colore su tutta la palpebra. Non sono stata molto
diciamo estrusa per quanto riguarda il trucco degli occhi questo mese. Sulle labbra ho spesso e volentieri messo il rosso e per la precisione la tinta della Makeup Artist di Wycon, che questa è appunto la 15 rosso ed è fantastica, ragazze, mi piace tantissimo come durata, come pigmentazione. È un rosso che non è aranciato, anche se può sembrare in realtà aranciato dalla telecamera, ma assolutamente ha una puntina di blu all'interno, bello 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 veramente, anche perché ha i denti gialli, è fantastico. Poi, oh, boom, mo cadeva il telefono, già gli ho rotto lo schermo, tra l'altro, proprio bene. La figura di merda del mese, allora, la figura di merda del mese l'ho fatta proprio a Firenze. Arrivo praticamente alle 8 di sera alla stazione di Firenze e dico io, vabbè, vado alla bigliette, al tabacchino, insomma, chiedo i biglietti del pullman. Mi risponde lui che non li ha. Bene, ottimo, sono finiti i biglietti. Devo pigliare per forza un taxi. Come me ne vado? Allora, vado a prendere il taxi e gli dico: sì, signoria, dove deve arrivare? A via Ferruccio Parri. Giustamente lui mette il navigatore. Non gli esce niente. Signora, ma siete sicuro che con la P via Ferruccio Parri? Sì, è così, mi hanno dato così, l'indirizzo è così. Allora, non è che con la B, ora proprio con la B. Comunque alla fine si gira e fa: signora, il navigatore non me lo trova. E qua mi dice tutte le strade di Firenze. Ma siete sicuro che a Firenze? Io faccio niente, no. Scusate, quello a Sesto Fiorentino, poverino, che già si era incamminato, giustamente, il signore. In realtà loro non sono obbligati a portare la gente fuori da Firenze, nel senso, non sono obbligati ad andare nei paesi limitrofi a Firenze. Adesso Sesto è attaccato proprio a Firenze. In taxi ci ho messo 10 minuti, massimo un quarto d'ora, quindi insomma sta proprio là. Però non sono obbligati a farla, non sono obbligati a farlo, insomma. Quindi la prima figura di merda appena arrivata a Firenze, giustamente non gli sai dire manco dove devi andare, vabbè. E quindi questa è stata la mia figura di merda del mese. Poi, il prodotto che ci ha fatto sentire più belle. Allora, per quanto mi riguarda, sono state le tinte labbra in generale. Adesso ho questa qui di Wycon, che ovviamente durante le feste ho usato a profusione. Le tinte della Makeup Revolution, per esempio questa qua che ho su adesso, che mi sa che è la Vamp. Insomma, le tinte labbra, e ho portato a Firenze anche le tinte labbra perché Umberto odia i rossetti perché gli si stampano addosso se gli dà un bacino. Già lui non è molto affine a quelle che sono le manifestazioni d'affetto, quindi insomma deve stare proprio così, diciamo, a Napoli da stai genio, nel senso che de deve averne voglia, perché sennò, quindi figurati se gli stampi pure il rossetto in faccia, gli fa proprio schifo, sai, bambini. E quindi insomma, quando lo vedo, ovviamente cerco di usare le tinte in modo che io posso essere carina e mettere un rossetto che mi va di mettere, a lui non gli dà fastidio perché il segno non glielo lascio. Quindi questo. La fragranza del nostro mese. Allora, per quanto mi riguarda, a me dicembre in particolare mi ricorda questo profumo, cioè nel senso associo questo profumo direttamente a dicembre, infatti lo uso tutto il mese di dicembre, lo allungo per gennaio e poi lo accantuno, questo faccio con questo profumo, cioè lo uso dicembre, gennaio e poi lo poso, infatti come vedete ce l'ho già da un po' di tempo, però sta a metà, quindi ce l'ho già da un annetto ormai e sta a metà questo profumo, perché lo trovo prettamente invernale, è una fragranza dolce ma non stucchevole, è un profumo che si sente e mi piace per l'inverno, non vi so spiegare perché, ma comunque per me è il délice della Cartier. Poi la canzone che abbiamo cantato di più questo mese, sapete, io canto Pino Daniele spesso e volentieri, quindi anche questo mese, non aspettandoci assolutamente la notizia che poi c'è venuta, appunto, della quale siamo venuti a conoscenza, ho cantato anche questo mese Pino Daniele.
Molto spesso ho cantato anche a Umberto in camper o chi sanno parlare. Perché secondo me appunto in amore una persona, la cosa che ti rivela quello che pensa, quello che è in realtà quella persona, quello che è il suo essere, viene rispecchiato soprattutto dagli occhi e dallo sguardo. Quindi è una canzone che mi è sempre piaciuta, nella quale mi ci sono sempre ritrovata. E fa così: occhi che sanno parlare, che ti prendono così, che ci fanno ragionare sul percorso nella vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è. Che ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora, nonostante tutto. Amarsi ancora, se piango, se rido. Amarsi ancora, ai confini del mondo. E quindi questa era la canzone, è la canzone perché è una canzone che mi ha accompagnato un po', diciamo come tutte le canzoni di Pino Daniele nella vita. E per me lui resterà, io penso per tutti, non solo per me, immortale, perché i suoi testi sono poesie. Non sono canzoni, non sono semplici melodie, semplici canzoni, sono poesie, come secondo me ha raccontato lui Napoli, non l'ha mai raccontata nessuno e non la racconterà mai nessuno, quindi mi dispiace se vi sto facendo veramente, ma vi ripeto, oggi proprio devo fare il video e sono di un umore, vabbè. Comunque, lasciando perdere di nuovo questa cosa, parentesi a parte, il cibo che, scusate se tiro il naso, ho un raffreddore, poi ve ne parlo nel mese di gennaio, veramente sto raffreddatissima. Il cibo che abbiamo cucinato di più questo mese, allora, per quanto mi riguarda, io questo mese non ho cucinato niente. No, veramente, giuro, non ho cucinato niente perché un po' per le feste, insomma, e poi non mi è capitato di cucinare, È sempre capitato che mi abbia cucinato qualcuno e mi abbia cucinato, qua si dice così, ma non si dice così, che qualcuno abbia cucinato per me, così si dice. Quindi posso interpretarla in questo modo, nel senso il cibo che mi è piaciuto di più è stato assolutamente il risotto con il prosecco e i gamberi che ha fatto mamma, è stata una cosa, un piatto goduriosissimo, veramente buono, buono, buono. Non ce lo dimenticheremo mai, rimarrà proprio impresso nelle menti e nelle papille gustative. Buono, 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 buono. E infine il figo del mese. Anzi, il figo del mese, quello di cui veramente quando vedevo la pubblicità rimanevo incantata. La pubblicità del profumo Roma di Laura Biagiotti, che tra l'altro è il profumo che usa Umberto. Quindi questo ha catturato la mia attenzione, nel senso che dato che era il profumo che usa tuttora Umberto, io sono stata attirata dalla pubblicità per vedere, fammi vedere questa pubblicità del Roma che ha fatto quest'anno. E il protagonista della pubblicità quest'anno, se non è Matthew McConaughey. McConaughey, no? Non riesco assolutamente a pronunciare il cognome, però insomma mi avete capito. E quando comunque io vedo, spesso e volentieri capita di vedere dei film che ha fatto lui pure su Premium, perché papà c'ha Premium,
c'ha premium, insomma, quindi vediamo molto spesso i film. Quando lo vedo dico sempre, a me i biondi non mi piacciono, perché la verità è che i biondi non mi piacciono assolutamente, però questo è il biondo, è un biondo che mi piace, quindi insomma, questo mese il figo è stato lui. Io, questo il video è terminato, io vi mando un bacione gigantesco, ovviamente come sapete. Io vi invito sempre, se vi fa piacere, a rifare questo video e di segnalarci che l'avete fatto in modo che noi possiamo andarlo a vedere. Giù ci sono tutti i riferimenti per i miei social e quant'altro, quindi se vi fa piacere giù nell'info box ci sono tutti i riferimenti per potermi seguire e metterci in contatto anche al di fuori del mondo di YouTube. Io vi mando un grosso bacione. E spero che il vostro anno sia iniziato alla grande e che continui alla grandissima. Ci vediamo al prossimo video e vi mando un altro bacione. Ciao!